Cenerentola. C'era una volta una mamma che aveva due figlie brutte e scostumate ed una figliastra bella, gentile ed educata. Essa voleva un gran bene alle figlie, cui donava abiti di lusso, scarpine dorate, dolci e le conduceva a tutti i divertimenti, mentre odiava la figliastra, la rimproverava continuamente e le faceva vestire con abiti cenciosi e sudici. Ad ogni minima mancanza la bastonava, la cacciava di casa o la teneva digiuna. E quando si recava con le figlie a qualche festa, le ordinava di stare accanto al fuoco. Da qui il nome di Cenerentola. La povera ragazza soffriva gli insulti, le percosse e le privazioni, perché non aveva a chi rivolgersi per essere difesa, giacché erano morti la madre e il padre. Quando era sola in casa, si struggeva in lacrime e pregava a Dio che la chiamasse alla sua destra, perché così finisse di soffrire. Ma una volta ebbe un'idea che fu la sua fortuna. Irritata di essere sempre lasciata sola, quando la matrigna e le sorelle andarono a ballare al palazzo del re, salì sul tetto, ove teneva un vaso di basilico che ogni giorno innaffiava, e levando una foglia, disse: «Vasetto, mio vasetto, spogliati, e con le tue foglie vestimi». Il vaso, che era fatato, rispose: «Che vuoi da me, Cenerentola?» Ella gli chiese una veste di seta del colore del cielo, che portasse dipinto tutto ciò che si vede nel firmamento, perché voleva andare a ballare nel palazzo del re. All'istante il vaso fece uscire la veste desiderata dalla fanciulla, ed era una cosa rarissima, e bella come una fata andò alla festa. Nel salire le scale, i servitori e i soldati, vedendola così bella e superba, si inchinavano e la riverivano. Quando entrò nella sala da ballo, tutti rimasero sorpresi dinanzi a tanto fulgore di bellezza. Il re stesso s'alzò dal trono dorato per fare omaggio alla nuova venuta e la fece sedere accanto al trono. Cenerentola riconobbe la matrigna e le sorelle, ma nessuno riconobbe lei. Il figlio del re, come vide la straniera così bella ed elegante, se ne invaghì pazzamente e, invitatala a danzare, si mise a ballare con lei per lungo tempo, senza mai stancarsi. Cenerentola si ricordò che alla mezzanotte la matrigna doveva tornare a casa e, per non far conoscere il suo trucco, lasciò improvvisamente il palazzo reale e tornò a casa, dove, deposte le ricche vesti, indossò l'abito lacero e si mise a filare. Quando la matrigna fu a casa, prese a tormentare la fanciulla perché non aveva filato tutta la canapa, e le sorelle la beffarono perché non aveva visto la bella fata che aveva allietato la festa con la sua presenza. A sentir ciò, Cenerentola ebbe uno scoppio di risa, ma finse di piangere per non destare sospetti. La sera seguente, quando la matrigna e le sorelle tornarono al palazzo del re per la nuova festa, Cenerentola disse al vaso: «Vaso, mio vasetto, io ti do acqua con una catinella d'argento, ti zappo con una zappa di oro, purché tu mi dia quello che voglio io». Il vaso le chiese che desiderasse, e Cenerentola volle una veste che portasse dipinto tutto ciò che v'era sulla terra: piante, alberi, fiori, frutti, uccelli, farfalle. Tutto le fu concesso, ed ella, tornata al palazzo del re, destò straordinaria meraviglia in tutti con lo splendido abito, ballò col principino e prima della mezzanotte fu a casa, dove riprese la veste ed il posto usuale. Anche la terza sera fece lo stesso, ma indossò un abito di color mare con tutto ciò che si trova in questo: pesci, barche, scogli, onde, conchiglie, sirene, perle. La sua apparizione nella sala da ballo destò lo stupore dei presenti. Nessuno sapeva dire da dove venisse e chi fosse quella fata meravigliosa, ma mentre ella ballava col principino, le cadde la scarpina dorata dal piede, senza che se ne fosse accorta, e tornò a casa con una sola scarpa, perché l'altra l'aveva raccolta il suo innamorato. Il giorno seguente il re proclamò un bando. Desiderava sapere chi aveva perduto la scarpina dorata e che sarebbe stata moglie del figlio quella fanciulla al cui piede si fosse adattata la scarpina. La matrigna gongolava dalla gioia perché sperava la fortuna per una delle sue due figliuole, ma rimase delusa. Allora Cenerentola, fattasi coraggio, chiese di misurarsi la scarpa e, benché fosse rimproverata aspramente dalla matrigna e dalle sorelle, infilò la scarpa, che andò benissimo al suo piede.
È da immaginarsi la bile della matrigna quando sentì dire dal ministro del re che Cenerentola era destinata a diventare regina. Ella protestava che fosse un inganno e che la figliastra non fosse mai uscita di casa, ma fu inutile, perché il ministro, secondo gli ordini ricevuti, condusse la fanciulla al palazzo reale. Il sovrano l'accolse con grande festa e la presentò al principino, il quale riconobbe la fata con cui aveva danzato le sere precedenti. I due giovani si sposarono e vissero felici e contenti.